Buongiorno, qui si sta specchiando e si sta aggiustando i capelli. Qui stiamo andando a scuola. Bella faccia di merda. Comunque, ieri ed oggi qui a Melito le ambulanze è stato continuo. Continuo, sembra marzo dell'anno scorso, vi giuro. Vabbè, comunque, non c'ha voglia di andare, quando c'ha voglia di andare, bisogna scappare. Ma l'ho presa la merenda. Allora, capelli fatti, puliti, profumati. Madonna, raga, il fatto della prenotazione in questo periodo Covid, l'unica cosa che ha portato di buono è la prenotazione del parrucchiere. Entri, ti fai i capelli ed esci subito. Infatti ho fatto già la spesa. Mi fa male la pancia. Ma non la pancia per l'addominoplastico, ma altro mal di pancia. Comunque, io penso ad alta voce e sbaglio. Ho fatto la spesa adesso sì, devo salire sopra, pulisco la cameretta, la devo preparare per oggi pomeriggio che Brian ha l'ABA ed io invece dovrò lavorare, poi prendo la macchina, devo andare a fare due commissioni veloci veloci e poi vado a prendere direttamente dalle commissioni, spero di fare presto. Vado a prendere Brian a scuola e lo porto su. Ho già pronto per lui i ceci. E io che devo mangiare oggi? Raga, voi volete vedervi a figura intera per la pancia? E, insomma, il pantalone a vita alta, insomma, arriva qua. Però più o meno si vede che è piatta, nonostante io qui, questa altezza qua, ce l'ho un pochetto gonfia per la ferita. A me fate morire quando dite sui social i ragazzi di oggi non si capiscono, tutti attaccati al telefonino, offendono, fanno i leoni da tastiera. Poi fai un video ironico e uno che ha l'età di tuo padre e i capelli bianchi offende tuo padre. Andiamo a fare questa commissione. Oggi potrei risolvere tutte le cose che ho rimasto in sospeso con l'operazione. Ne ho risolte un sacco, un sacchissimo, sempre inerente a Brian. Oggi è una cosa mia, però l'ultima cosa che mi resta, raga, sembra una barzelletta, è convincere la preside, aspettate perché cambio mano, convincere la preside ad andare a fare entrare la terapista, quantomeno non in classe, anche se è super vaccinata, fare un incontro soli lei, la maestra di sostegno e Brian, che oramai siamo gialli, ogni scusa è buona, sta per finire l'anno scolastico, la terapista Ava ancora deve entrare in classe, all'asilo invece ci entrava, non ce la faccio più. Tra l'altro mi dite che è per Covid, perché le terapiste di Brian stanno andando, tutte le terapiste in tutte le classi, solo Brian ha problemi. Io e Antonio ci stiamo concedendo una colazione qui alle maestre a Napoli, soprattutto le zone dove abito io conoscono questo bar molto famoso, molto bello, molto organizzato. Devo prendere un caffè. Tutti abbiamo un Davidoppolo in famiglia. Vedi di non sporcarti. Caffè schiumato. Abbiamo gli stessi gusti. Volete fare una panoramica del posto stupendo dove sto facendo colazione? E si sente l'ambulanza, vero specchio della realtà di oggi.
Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. È un momento ci fa vivere la giornata in maniera diversa. Tu sei un grande combattente, Vittorio, grande! Quando riesco, ci provo. Cioè, ci riuscirai sempre. Avevo da merda! Te lo dico io! Avere la pancia piatta, o come dice qualcuno, ricucita, però non avere abbastanza aria dei polmoni per camminare, perché sei stata due mesi a poltrire nel letto. Cioè io, raga, faccio due passi, c'ho l'affanno. Minchia, manco quando ero 121 kg. Sto andando a prendere Brian cercando di non pestare la merda, perché nei giardinetti dell'asilo dove Brian prima frequentava scuola fanno cacca e non la alzano. Mi sembra giusto dirlo, perché il cane non deve alzare la cacca che fa. I padroni. Ti caccherei in testa. Vabbè, ok, io devo chiudere perché prima ci sono i bambini e non li voglio riprendere. Secondo, ce la fanno. Contento di tornare a casa. Essere sincera pure io. Un pochetto pure io sono stanca. È di mezza giornata. E non ho lavorato oggi. Allora, ho mangiato Brian, perché a me ha fatto male il molare tutto il tempo. Infatti adesso ho preso la bustina di Aulin. Brian ha mangiato, ha riposato. Adesso gli sto preparando le cose per la terapia. Praticamente non parlo a bassa voce perché dorme qualcuno, ma non riesco a parlare. Mamma, non si paga, guardate. Quando esce così, io adoro. Allora, devo andare a comprare i biscotti per la terapia, perché biscotti e patatine mancano tutte e due le cose. Poi Brian fa terapia e io vado a lavare la macchina. Forse oggi ci riusciamo a lavarla la macchina, perché già stava uscendo qualche impedimento. Dice a mio padre: no, questa cosa te la fai tu, perché io devo lavare la macchina. Si sta calmando ora. Il dolore al molare, non ce la faccio più. C'è veramente, ragazzi. Però è colpa mia, perché quando ho tolto questo qui, il molare del giudizio aveva, forse già me l'ho raccontato. Il dentista mi aveva dato appuntamento per il giovedì dopo, per togliermi anche questo. Ho detto di sì, però poi quando si è tolto il dolore del post-operatorio, diciamo così, post-estrazione di questo, me ne sono fottuta. Il karma mi ha punito. Comunque, l'80% del dolore è andato via, approfitto, vado a lavare la macchina prima che ritorni. Sapete quando avete il terrore del dolore che possa venire? Io sto terrore così ce l'avevo con le coliche per la coliciste. Me ne vado, vado alle ciance. Portiamo lì la macchina a lavare e diciamo quanto tempo ci vuole qua per la macchina? Una mezz'oretta. Quando ci guarda la macchina all'interno, noi usciamo dalla macchina, lui, il ragazzo, guarda la macchina all'interno, noi diciamo vabbè, andiamo a prendere un caffè mentre... pulite la macchina, tra mezz'ora stiamo qua. Alto, come ha risposto? Ci vanno pure 3-4 ore. Facciamo fra un'oretta. Mamma, mi sono vergognata come... non lo so, la ladra. Zozza ladra. Ladra no, ma zozza sì. Chi vi segue dall'inizio sa che questo è il supermercato dove è nato sto canale. Per la gioia di un mio amico, li conoscete molto bene, mi sono comprata le gallette perché avevo la fame. Con quella macchina, cioè già si vede così, è uscita nuova. Adesso devo correre a casa perché Brian ha finito la terapia, deve fare la doccia, deve mangiare. Mangerà carne rossa per la gioia del solito amico. E... ci vediamo dopo. Ha perso il dente sopra. È veramente... curioso Brian, i denti sotto sono carini, quando perdono quelli di sopra sembra, adesso c'ha, sembra che abbia un balcone in bocca. E quindi Roma aspetta un trofeo da 14 anni. Cioè, visto che qualcuno diceva sempre che io abitavo a Scampia, la riprendo veramente.
anche perché quando vi dico che io, abitando all'inizio di Melito, abito molto vicino a Scampia, tipo quanto, un chilometro? No, meno, un chilometro. Ha smontato la squadra e ha cambiato l'allenatore. Adesso, sei fritti, fanno così, secondo me non vanno da nessuna parte. Ragazzi, una bellissima giornata oggi. E parli chiaro, e dici quella. Bella, veramente. Ci vogliono 3 anni. Sì. Per poter arrivare a qualcosa. O se no, se pensano che prendono tardi con questa squadra, vincono subito, sono degli illusi. Non vorrei che fosse illuso pure Sarri. Io ringrazio il collega del TG5, Marco Cherubini, a quale avevo avuto un abbraccio. Madonna, Fossi. Vi saluto qui. Mi sono dimenticata che stavo vloggando, altrimenti avrei vloggato un attimo a tavola, anche perché è una di quelle serate dove abbiamo scherzato, riso, c'è stato qualche aneddoto in cui abbiamo riso per un quarto d'ora, 20 minuti. Mi piacerebbe portarvi con me a tavola. Io aprissi una live e facessi vedere come scherziamo e ridiamo, ma anche quando litighiamo facciamo ridere, veramente. Io farei un sacco di visual, però la mia famiglia ci tiene la privacy. Allora, adesso indossando il cerchietto che piace a una di voi e ti saluto, faccio il tuo nome. Però adesso devo andare a dormire, perché non ce la faccio più. Volevo fare una live, volevo fare anche la live, volevo far uscire vlog e live, ma non ce la faccio. Monto questo video e ve lo carico, anche perché io adesso, mentre si sta montando il video, mi sento una metafonia. A me piace una metafonia, mi piacciono queste cose, anche se ho paura, sì, un controsenso. A me piacciono queste cose, a me piacciono pure i tarocchi, a me piacciono le cose paranormali, però ho paura, sono così, sono strana. A domani, probabilmente domani sera farò una live, vi saluto. E oggi non ho lavorato e sono stanca, però sono soddisfatta perché ho fatto tutto quello che dovevo fare.